buonasera a tutti, puntata di Onorato di lunedì 7 settembre, puntata diciamo riassumibile con due con una frase. Poteva andare peggio, poteva piovere, e infatti così è successo. Cioè, diciamo che è stato un'ammazzata, è stato soprattutto una gran rabbia, è stato sostanzialmente un continuo chiamare professori che non sapevano sostanzialmente che cazzo fare e robe che non funzionavano e tutto il resto, ma soprattutto tra le 8 e le 9, per cui il momento clou della giornata, praticamente è venuta giù una pioggia di quelle torrenziali. Io passo di qua, che forse di qua c'è meno gente, forse. Insomma, poteva andare peggio, è andata peggio. È venuta giù un'acqua, una roba allucinante, tanto è che praticamente fino a, cioè, io sono tutto sommato sono ancora umido, cioè i pantaloni sono ancora umidi, praticamente siamo fatti la mattina bagnati completamente, cioè a essere bagnate le mutande. Voi capite quanta acqua che c'era, che è venuta giù. Praticamente Cali pareva di stare praticamente con l'acqua alta, con l'unica differenza che l'acqua era pulita, quella non era acqua del come si chiama, l'acqua della laguna, insomma, ecco, era acqua piovana, però insomma ce n'era veramente tanta, pioggia a vento, insomma tutto quanto. Per cui ero praticamente fradicio, i piedi proprio a mollo, non so come abbiano fatto le scarpe per asciugarsi, cioè lo so, le ho passate anche sotto a quel coso per asciugarsi le mani, le calze, per carità, non c'era verso asciugarsi, proprio bagnate, proprio se li strizzavo usciva fuori acqua, proprio era una roba allucinante. I pantaloni, per carità, non ne parliamo, c'avevo il culo bagnato, proprio mutande proprio. Come un demente. Ma qua spiegatemi sto posta matta che è spento, cioè l'utilità, proprio utile. E quindi questo, morale della favola, insomma, ripeto, poteva andare peggio, poteva piovere, infatti è venuta giù una pioggia torrenziale. E belle cose, devo dire. Adesso io sto andando a piazzare Roma perché l'evento, quello lì del coso, è finito tardi. Quello lì saranno rettori. Anzi, saranno rettore, perché solo uno dei quattro diventerà rettore, e quindi saranno rettore, gli altri sapiranno quel posto, e praticamente insomma, ecco, è finito più tardi di quello che era previsto, quindi il treno dei 7:20, ciao, nei sogni. Che sta combinando sto taxi qua? Guardate che bello. Ecco, adesso io forse arriverò a Roma.
che probabile che ci sarà già la mia compagna, chissà. E insomma, ecco, morale della favola. Insomma, poi la cosa ancora peggio è che, come al solito, c'è una sorta, no? Credo i piani alti nei nostri. Tipo Fonzi, no? Che non riusciva a dire ho sbagliato. Ecco. E qua invece c'è lo stesso per quanto riguarda la parola ASIT. Non si può dire. Ecco, grazie a tutto il resto, ma ASIT non si riesce a dirlo. Nei ringraziamenti vari per qualsiasi cosa, ASIT non si vede mai. Non so. Evidentemente stiamo sul culo. Ah, io adesso qua dove passo? Però sta di fatto che mi stiamo, secondo me, un po' sul culo, perché ci evita di dirci cose e stiamo un po' sul cazzo, no? È pure strano, perché soprattutto il rettore è un informatico vaglioso, attocciato. E io qua dove passo? Ma adesso lo scopriremo. Lo scopriremo. Qua si sono messi attaccati, quindi mi non passo. Forse è qua, da qua si passa. Qua passo. Ok, che purtroppo. Oh. Magari passo io. Ecco. E io sono arrivato. Ok, insomma, ecco. Quindi bella roba. Insomma, un casino. Diciamo che oggi è solo l'inizio, oggi è solo lunedì e quindi avverrà anche peggio nei prossimi giorni. Questo è solo l'inizio, manca solo che piove a dirotto anche gli altri giorni e siamo a posto. Vabbè, noi diciamo, io sono qua, sono arrivato, quindi direi che chiudo qua la puntata e seguitemi per nuove formidabili puntate iscrivendovi al canale e cliccando sulla campanellina. Poi in descrizione troverete il link con tutti i miei riferimenti, tutti i riferimenti vanno a bandana, il link è quello per seguirmi in ogni dove. Io qua non vedo un cazzo, mi sa che il mio compagno mi sa che non c'è, quindi vabbè, sono arrivato prima del dovuto, prima anche tutto. E va bene, dai, a questo punto chiuderei qua la puntata e noi a questo punto ci vediamo alla prossima puntata, forse, se ci arrivo. Mamma mia, è arrivata una fumarea incredibile. Vabbè, strano, sono arrivato qua di corsa perché pareva che a mia compagna pareva che già mi stesse aspettando, invece ahimè no, cioè ai lei, perché tra parentesi a me mi frega niente, cioè nel senso, tanto io ormai avevo perso il treno, per cui ormai arriverà. Vabbè, noi con questa speranza che lei arriverà direi che ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata, che è un po' più come dire, più, non lo so, no, non sarà più niente, sarà più stanca di oggi sicuramente, ed è solo lunedì.